Ben ritrovati da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. E questa sera parliamo di tre manifestazioni che sono susseguite, diciamo, nell'arco di questi 10 giorni. Tutte e tre nel Val d'Arno. Esatto, fra l'altro partiamo con Aspettando New York, una manifestazione di 11 e 20 chilometri, direi in una giornata particolarmente calda, Moreno, che sì, ha messo un po' a dura prova tutti. Era una giornata proprio da evitare, quella lì, proprio anche perché molta gente aveva fatto il ponte, quindi era caldissimo, e poi fare una gara di 20 km il 2 giugno con quelle condizioni atmosferiche, insomma, era abbastanza proibitiva. E comunque, d'altro che la gara era, diciamo, anche inserita nel circuito del Grand Prix, molti loro malgrado hanno dovuto partecipare, tra virgolette, sì. Però insomma l'hanno fatta, fra l'altro, apprezzando anche il percorso, che era un percorso molto bello. No, il percorso era bellissimo. Io ho fatto la 20 km, era impegnativo, però ecco, impegnativo perché era nel periodo molto caldo. Se fosse stato a marzo, come dicono, l'anno prossimo sarà fatta questa gara, sì, questa sì. Gara sarebbe stato proprio il periodo giusto e il percorso giusto per poterlo fare in quel periodo lì, insomma. E qui chiaramente abbiamo preso soltanto delle fasi, diciamo, iniziali della corsa e poi le fasi finali. Adesso vedremo un po' anche il traguardo della 11 km che arrivava, e quindi si erano distribuiti un po' le potenzialità degli atleti tra la 11 e la 20 km, diciamo più o meno sono stati equilibrati anche i vari partecipanti, sono stati purtroppo sotto i 100 atleti, però diciamo che tutto sommato sono stati soddisfatti, cioè 103-105 atleti che hanno preso parte a questa competizione, più qualche non competitivo. Quindi sì, era una data non indovinata proprio, e poi c'erano altre manifestazioni molto più vecchie di questa era la prima edizione, quindi un pochino ne ha risentito, ma sicuramente ne ha risentito perché era il periodo caldo. Sì, ecco, se fosse stata probabilmente una 11 km penso avrebbe avuto una partecipazione molto più massiccia da parte di tutti, insomma, ecco. Comunque hanno partecipato atleti abbastanza votati, quindi il cast dei partenti era. E poi vediamo anche il sindaco di Montevarchi, che ha preso parte alla competizione, è stata l'ideatrice, diciamo, di questa manifestazione. E qui andiamo al traguardo della 11 km con Cristian Taras, che poi lo vedremo protagonista anche nelle gare successive che vi faremo vedere, perché è un periodo particolarmente. Poi tutti nel Val d'Arno, lui nel Val d'Arno. Particolarmente, diciamo, positivo. Poi vediamo Fatichenti, che fra l'altro questa sera proprio indosserà la maglia di leader assoluto del Grand Prix 2017, almeno, diciamo, in queste prime, diciamo, avvisaglie, non siamo neanche a metà gara. E poi una emergente che vediamo protagonista, la Valentina Mattesini, che sicuramente è stata una delle protagoniste, diciamo, di questo periodo, quindi si sta evolvendo anche il settore femminile. Sì, lascio da dire che la Valentina finalmente, ecco, aveva colpito 5 giorni prima la scalata al Castello, e poi si è ripetuta qui e la rivedremo anche dopo, successivamente in un'altra gara. Poi abbiamo visto Campani, poi Bruno Paolo, poi la Francesca Barneschi, che anche lei è leader del Grand Prix, quest'anno, diciamo, ha partecipato a un pochino più di gare, quindi sicuramente poi ne è andata a discapito la Roberta Bellardinelli, che invece ne ha mancato qualcuna. È mancata qualcuna perché non per infortunio, ma per indisposizione, quindi adesso si è ripresa, abbiamo visto che infatti domenica ha rigareggiato e è ritornata subito, ecco, in auge. Insomma. Abbiamo visto Serboli Marco, poi della Lunga, della Corte, poi Volpi, ecco, l'atleta della Menzana di Siena, poi Scioli, sempre della Menzana di Siena, i due atleti, poi Scaglia Gianmarco, che fra l'altro è leader del Grand Prix per quanto riguarda la categoria argento, quindi anche lì, diciamo, se la giocano in diversi. Poi vediamo qui Orsini, poi Lancellotti, che segue a ruota, e poi vediamo la Canuto Elena, un'altra atleta di Ponticino, che gareggia con l'Atletica Castello in questo caso qui. Poi Barbagli Sandro abbiamo visto, Cicolino Leonardo, Fabio Francesca, ecco qui. Quando si vince fa sempre piacere, chiaramente oggi senza nulla togliere a nessuno ci aveva avversari, soprattutto nella 11, magari forse nella 21 qualche avversario in più ce l'aveva, però nella 11 diciamo fatto, anche se è brutto dirlo, proprio più allenamento, perché comunque il livello oggi non era altissimo. Allora, le prossime gare ora mi dedicherò alla pista, farò campionati toscani master in pista, poi la festa prova società di Arezzo e poi gli italiani master a Orvieto. E poi dopo agosto il grande appuntamento, perché dopo 10 anni torno a fare la maratona a New York. La gara è bella tosta, bisogna essere preparati per farle. Si è fatto quel che si poteva. Il caldo c'era anche stamani, nonostante l'ora. Poi il percorso è ombreggiato,
quindi si corre bene. Poi c'è una salita, forse il mio favorito. Insomma, infatti lì con questa cosa la francese. Ci hai preso gusto a fare a vincere, insomma, ora. Vabbè, ci rapita volentieri. Bisogna che chieda la Vale come fa senza allenarsi ad andare così forte. Magari dovrò diminuire anch'io ad allenarmi, così forse ci sta che vado di più. Va bene, comunque tutto sommato è andata bene, via. Sì, il giro poi è bellissimo, veramente. Molto panoramico, in mezzo a tanto verde. Sì, che il caldo ha dato anche relativamente noia, perché poi c'erano anche molte zone di ombra. Bel percorso, meglio del sole dell'Ofri, eh. Molto meglio. Duro ma bello, senza l'auto, senza niente. Sicuramente un bel percorso. Un bel percorso impegnativo, ma diciamo è soddisfacente. E adesso siamo passati alla 20 km, qui vediamo con Erastus Shirshir, l'atleta keniano che gorreggia con l'Atletica Futura di Roma, a vincere direi abbastanza agevolmente. Al secondo posto, sperando forse che non ci fosse stato il keniano, Luciano Giovanni, che fra l'altro si sta dimostrando molto molto valido. È un triatleta, quindi è abbastanza, questi sono un po' i corsi, insomma, non per lui, ma insomma abituato alla fatica, quindi va bene. Abbiamo visto anche Stefano Bettarelli molto bene, poi Roberto Fani, poi vediamo qui Crivello Alessandro precedentemente, poi mio nonna Marco, Basile Salvatore, che lo vediamo giungere al traguardo per quanto riguarda la categoria dei veterani, insieme a Tognani Luca, poi Franci Orlando. Ecco, abbiamo sentito la soddisfazione anche degli atleti, quelle della 11 km in precedenza, i protagonisti maschili e femminili, e qui intanto vediamo qualche arrivo anche per quanto riguarda Blasi Enzo, che è ritornato alle gare dopo un certo periodo. Chiaramente lui faceva la gara degli 11 km, quindi diciamo sono arrivati prima quelli della 20 che lui della 11. Però dall'altra parte il percorso era anche abbastanza impegnativo. Era impegnativo, sì sì, ma le salite e discese, più le salite, perché la discesa non te ne accorgi neanche, ti accorgi quando trovi la salita. E qui vediamo la Peruzzi Magdalena della serie Casettine Fiamme Verdi, che fra l'altro è tornata a correre dopo un periodo diciamo di inattività, quindi senza infortunio, poi sentiremo un'intervista. E poi al secondo posto abbiamo visto Elisabetta Massaro dell'Atletica Leggera Lazio. Che è stata presente anche alla mezza maratona di Arezzo, e che anche quest'anno sarà presente. Poi Pacini d'Italia, terza assoluta, insomma, quindi ecco, anche per quanto riguarda il settore femminile, particolarmente diciamo anche lì impegnati e sacrificati. Poi vediamo il tuo arrivo, fra l'altro hai impiegato abbastanza, Moreno. Sì, no, io infatti era una gara che ho fatto solo per arrivare, altrimenti non avrei partecipato. E qui vediamo ancora, ecco, vediamo l'arrivo del sindaco e vedremo un pochino, però molto soddisfatto questo sindaco, molto vivace, molto brillante, sì, anche come soggetto. Sindaco giovane, quindi. E poi sentiremo anche l'intervista anche fatta anche al sindaco direttamente a conclusione della gara. Qui intanto ci sono le premiazioni per quanto riguarda i protagonisti maschile e femminile. Vediamo proprio il sindaco che si è trasformata da atleta a, diciamo, a premiante, insomma, ecco i protagonisti di questa competizione. Qui vediamo il podio femminile e poi sentiremo anche un po' le interviste di questi protagonisti. Allora, dopo la bella prova di domenica scorsa la scalata al Castello, oggi ti sei ripetuto, purtroppo davanti a te hai avuto un keniano che ti ha un po' disturbato. Sì, diciamo che non era aspettata la sua presenza qui oggi a Montevarchi, è venuto. Lui lo fa di lavoro, credo che si sia allenato. Peccato, perché ci tenevo tanto, una bella forma, appunto dopo la scalata a Castello. Io lo faccio a livello amatoriale, ma insomma va bene così, dai. È dura, è dura. Sempre più dura, però non mollo. Non mollo finché posso. Allora, siamo con Magdalena Peluzzi, vincitrice di questa 20 km di Montevarchi, particolarmente dura, direi una giornata abbastanza infernale sotto certi aspetti, però soddisfazione per aver vinto una gara, diciamo la tua prima vittoria in questo senso qui. Sì, no, poi dopo era di rientro, quindi per me è stata abbastanza importante, quindi insieme a questa è la scalata, diciamo che stai rientrando molto bene, insomma, via. Avevo bisogno di ritornare a gareggiare. Insomma. Bene, soddisfatta anche della prestazione? Sì, a parte il caldo che uno si squaglia, però bene. Allora, qui abbiamo la sindaca di Montevarchi che ha preso parte a questa manifestazione, direi in una gara estremamente, diciamo, faticosa, calda, però soddisfatta della sua prestazione? No, direi soddisfatta soprattutto della giornata. Questa è stata la prima edizione di una nuova sana abitudine che mi auguro accompagni Montevarchi e tutti coloro vorranno partecipare nei prossimi anni. È stata un'occasione per vivere in maniera sportiva una zona, un tratto. Io ho fatto 20 km di Montevarchi immersi nel verde, in un
paesaggio meraviglioso che grazie alla Rinascita e a tutti coloro che hanno collaborato con l'organizzazione hanno riuscito anche a rendere praticabile nel migliore dei modi. Ho visto tanta partecipazione, quindi sono fiduciosa che sia stata un'idea ben pensata e sono certa che nei prossimi anni ci sarà ancora maggiore coinvolgimento, perché quando si riesce a viversi la città in maniera sana, senza auto, senza stress, ma con dedicandosi del tempo per fare sano sport, credo sia un modo di vivere più che sano e molto piacevole. Bene, siamo passati una giornata calda, una giornata altrettanto calda, ma però in notturna, quindi tutto sommato molto gradevole, Moreno, questa staffetta. Siamo partiti alle 9.20 circa, quindi già il caldo era un po' passato, c'era un po' di anche di brezzolina, però ecco, questa era una gara molto differente da quell'altra, da 20 km siamo passati a 2 km. A 2 km, quindi una gara molto veloce. Molto insomma. Veloce, quindi chi è abituato a fare 20 km non è abituato a fare questa, è il contrario. E qui ci sono stati dopo vedremo degli specialisti proprio di queste gare, queste sono tutte gente che sono tutti, non sono, la pista non la fa più nessuno, questa gente sono tutti gente che fa strada e si vede anche adesso, vedremo la differenza fra questi e quelli che correranno dopo nel modo di correre. Cioè, molto più eleganti sono quelli che siamo l'elasticità è finita. Mazza, non c'è ragazzi. Rimasto più niente, quindi a guardare quando corro è quasi diciamo umiliante, diciamo così fra virgolette, ma comunque vabbè, diciamo che qui ecco in questa gara dove c'erano presenti la categoria donne e argento ha vinto Gianmarco Scaglia insieme a Giuseppe Lancillotti, mentre per quanto riguarda il secondo posto abbiamo visto proprio lotta serratissima tra la coppia Tiberio Lucia e Sassi Antonella e Elena Canuto, Lacrimini Patrizia. Quindi intanto vediamo che Gianmarco Scaglia diciamo che fa il passaggio, questo è il passaggio che viene effettuato tra le due piazze, quindi nella piazza di fronte al comune e dall'altra parte. No, finalmente era molto visibile, si poteva vedere, era spettacolare. Vedevi proprio i cambiamenti che c'erano in testa, si poteva proprio, perché fra da qui all'arrivo ci sono 500 metri e qui erano passati. Quindi ogni 500 metri sapevi la situazione, si riusciva a vedere. Sì. No, ma poi direi che è stata molto spettacolare, direi entusiasmante. Non, al di là di forse, non questa, ecco, forse non questa, questa è stata la più scarsa. La più modesta come competizione. Quindi intanto vediamo Bignardi Ivo che fra l'altro detiene il primato per quanto riguarda il Grand Prix degli Oro, ultra settantenni, quindi stasera anche lui indosserà la maglia di leader come Lacrimini Patrizia, anche lei che poi fra l'altro quest'anno è andata molto meglio, l'abbiamo vista crescere tanto. È invecchiata però è cresciuta, cioè corre più forte rispetto a qualche anno fa. E qui vediamo proprio il secondo cambio che, in cui ecco, si sono cambiati, vediamo che Giuseppe Lancillotti che va a vincere questa sua prova insieme al compagno Gianmarco Scaglia, poi l'arrivo della Lacrimini insieme a Elena Canuto che hanno vinto la categoria femminile, poi la Lucia Tiberi insieme a Sassi Antonella, ecco qui vediamo anche la Sassi sempre grintosissima nonostante, poi vediamo qui la Alessandra Governini insieme a Nicoletta Sanarelli, la coppia della Polistica al Campino, e poi siamo arrivati anche noi, sono battuto tre coppie donne, quindi tre. Siamo veramente sottotono diciamo così, ma ci rifaremo l'anno prossimo, sempre, ci rifaremo. Sempre. Poi arriva Panfori Lorena e Mascolo Carmela, ecco qui poi la Alterina, Sileno Alterina e Barbara Iotini, poi Paolo Ceccarelli insieme a Umberto Cocchi, anche questa è un'altra staffetta molto, e qui siamo passati alla categoria veterani, direi una delle gare diciamo entusiasmante, molto incerta. Era incerta fino alla fine, effettivamente è stata combattuta fino alla fine, hanno vinto due che facevano pista prima, quindi anche perché abbiamo visto il primo passaggio ecco in cui qui vedono c'è Lucky Alessio e poi Basili Salvatore, insomma atleti che viaggiano forte, ma non soltanto loro, poi c'era la coppia Fontani e Rosai che poteva dire la sua, e poi c'era anche Stefano Sinatti insieme a Filippo Lelli, ma Stefano era dietro anche lui, sennò queste gare qui era sotto antibiotico quindi non era proprio al massimo. Sì. E qui abbiamo visto proprio la coppia Lucky Basile che se la giocavano nell'ultimo giro, quindi vedremo un po' quello che succederà al passaggio successivo. Vedete, sono sempre insieme, c'è Basile che cerca di allungare cercando di staccare un po' l'avversario di turno, in questo caso qui Lucky, mentre Rosai ovviamente si vede che non viene dalla pista, quindi ha un pochino più di difficoltà, forse sì, se c'era un po' di risalita poteva dire la sua, tutta pianeggiante, quindi ecco qui c'è e qui vediamo il cambio, vediamo che Basile
cambia con Carlini. Con Carlini, mentre Lucky con Postumato, un atleta che viene da pista anche lui. Poi Stefano insieme, ecco, Lelli che la passa a Stefano, poi abbiamo visto Ettore Fontani che riceveva il testimone da Rosai Valentino. Quindi abbiamo già in testa Scalini, ancora già, sempre. No, Carlini era già secondo i 500 metri, gli hanno già passato avanti. Eh sì, Postumato era partito già subito. Carlini viene dalla strada, quindi. Poi qui vediamo Cassini Enzo e Bianchi Gianni, quella coppia lì. Poi ancora, ecco, qui vediamo Postumato al passaggio successivo. E qui vediamo sempre Carlini alle sue spalle, ormai non ce ne sta per nessuno, perché questi 500 metri finali, ovviamente, se non guadagna sicuramente perde, non perdeva. Poi Ettore che invece prende il terzo posto sicuro, per il quarto posto se la giocano Bianchi e Sinatti, ma ecco qui vediamo all'arrivo, al traguardo, Possumato abbastanza agevolmente, sì, senza, mi sembra senza impegnarsi poi al massimo. Carlini ce l'ha messa tutta, però ovviamente sì, è un'altra categoria. Non è facile. Poi vediamo Rosai e poi vediamo Cassini, ecco qui. Fontani, poi Cassini e poi ecco vediamo Stefano Sinatti, questi primi cinque. Poi arriva Calabro insieme a Della Corte, Franci insieme a Fontani, Pinzi insieme a Del Bergiolo, che qui vecchia guardia, Iovine insieme a Cassini, De Martino insieme a Martino. E qui siamo passati alla staffetta mista, direi una delle più spettacolari di questa. No, perché c'è da dire che anche qui c'erano le donne migliori, le più forti, tutte in questa frazione qui, quindi è peccato che non si misurano mai per bene le donne da sole. Qui si è visto già chi era la più forte. Qui sono state, poi un bel gruppettino, sì. 12 donne molto agguerrite, in cui la Martinelli, come al solito, diciamo, ha cercato di tirare sul ritmo, perché lei sicuramente non ha lo spunto finale, quindi ha cercato di rendere la gara dura fin dall'inizio. Solo che doveva vedersela con Valentina Mattesini, che sappiamo che sta andando molto forte, Camilla Fontani che sta andando bene, poi questo è il primo giro. La Barneschi Francesca sta andando molto bene, la Cenni Genziana che è rientrata anche lei alla grande, anche quindi, perché era la Cenni insieme a Guidelli hanno fatto prima, dato che fanno il tiro, erano andati a fare il nuoto, quindi per dirti che sono, insomma, era un bel lotto di partecipanti, se la giocavano tutti insomma. Ecco, poi vediamo qui la Marzierli, la giovane Marzierli, insomma, che ha gareggiato, e qui la lotta è fra le due. Questo è a 500 metri dall'arrivo, abbiamo visto che tra Mattesini e Martinelli. Qui è l'arrivo. E qui vediamo che Mattesini passa Filippo Chiolini, che ovviamente ha vinto altre volte, diciamo, questa competizione, questa staffetta. Al secondo posto vediamo Martinelli che fa perdere il testimone, anche lì sono secondi importanti che ha fatto perdere a Prosa Giorgio. Poi qui vediamo Refi che riceve il cambio da Barneschi, poi Cristian Taras che lo riceve invece da Camilla Fontani. Quindi qui se la giocano anche gli uomini nell'ultimo tratto. C'è da dire che dopo 500 metri Taras era già in seconda posizione, e qui ha fatto veramente un grande exploit, ma soprattutto sapendo che sta andando molto forte. Poi lo sentiremo anche nel commento della gara di Monticello, quindi per far capire come sono le condizioni. Qui intanto vediamo al passaggio anche Filippo Chiolini, che sta rientrando anche lui alla grande rispetto a quello che è diciamo la sua condizione. Ma sicuramente Chiolini sta tornando ai suoi livelli, però anche lui sicuramente incomincia ad avere quasi 40 anni e non può fermarsi e ripartire, non è che fermandosi riesce sempre dopo a ritornare in forma alla grande come faceva prima. Ecco qui vediamo l'arrivo che secondo Taras insieme a Fontani, che ha fatto un bel recupero Taras, perché aveva un discreto svantaggio e ha recuperato tutto. Ecco qui invece l'ha avuto, l'ha avuta la meglio su Prosa. Sicuramente ha avuto l'handicap della caduta del testimone, può darsi che abbia influito, può darsi che non abbia influito, non si sa questo. E poi vediamo che Guidelli, oramai sapendo che non poteva raggiungere gli altri, è giunto al traguardo abbastanza, diciamo così, tranquillamente. E qui siamo passati all'ultima staffetta, direi numerosissima. Quella io pensavo che assoluti. Questa staffetta non fosse rimasto quasi nessuno, invece c'erano forti. Gente anche forte, gente forte. E qui probabilmente la sorpresa è venuta fuori dai due gli atleti della Polisportiva Policiano, che forse non li mettevamo nei papabili vincitori, perché sapevamo presenti atleti, diciamo, della Toscana Atletica che fanno la pista, quindi
di poter avere la meglio. Però vediamo già il primo passaggio, vediamo che gli atleti sono più o meno 5-6 concorrenti, sono tutti nello stesso livello, e quindi qui c'era Martinelli, c'era Magnani, c'era Vannuccini, insomma tutta la gente qui, che poi Fatichenti un pochino indietro, Nucera c'era, poi c'era Veca, insomma ecco. Quindi ecco, qui vediamo proprio gli atleti che stanno transitando al primo passaggio, il ritmo era molto sostenuto, quindi vediamo intanto Mannuccini, vediamo Bonini, insomma ecco, si sono allungati moltissimo, è proprio perché il ritmo qui cominciava a essere importante. No, qui c'era gente che fa esclusivamente 1500 e 3000 metri, insomma massimo 5000 metri, quelli che erano in testa, quindi sicuramente erano avvantaggiati in un percorso in questo modo breve e con pochissimi cambiamenti di ritmo, perché c'erano due rettilinei circa di 900 metri con due curve abbastanza impegnative, però ecco, insomma, cioè, avevi tutto quello spazio di fronte che era tutti i rettilinei, che potevi anche recuperare e innescare proprio il ritmo giusto per poter andare all'arrivo, insomma, ecco. E qui vediamo proprio gli stacchi che si verificano anche dall'altra parte, diciamo, della piazza, in cui si poteva notare questi cambiamenti, queste situazioni, diciamo, di passaggio. Direi che anche qui, come poi si verificherà a Monticello, la gara si determinava proprio nell'ultimo periodo del percorso, insomma, quindi anche lì se la sono giocata, insomma, nel finale, perché poi la lotta era serratissima. Io ero qui a 500 metri a vedere, dopo ho visto anche l'arrivo, però a 500 metri avevo pronosticato un altro, invece dopo mi sono ricreduto e ecco qui. E qui sì, ecco, c'è Graziani, c'è poi Tartaglini, qui è una gara lunghissima in cui Tartaglini, che viene dal ciclismo, pensate un po', ha fatto una volata entusiasmante davanti a questo giovane Pucci, diciamo, dell'Atletica Toscana, della Toscana Atletica Futura, e poi Graziani che è andato molto forte. Io avevo pronosticato Graziani, poi pensavo che vincesse lui, invece dopo si vede che gli altri hanno avuto quell'attimino in più di freschezza per fare, ecco, c'è da dire qui Alessandro Annetti è partito, sì, molto indietro, ha fatto un bel, poi Malvin Matthews che giunge al traguardo anche lui, insomma, quindi veramente una bella lotta anche di questa staffetta. Poi sentiremo l'intervista da parte dei giovani, chiamiamo Ciro Frank, e poi diciamo che al traguardo comunque sia grande spettacolo, grande performance, anche tanta gente anche assiste alla gara. Questo era Lacrimini, c'era, sì, rispetto a qualche altro anno, perché quest'anno era una bellissima serata, quindi spettacolare, sì. Potevi anche uscire di casa, mi sembra qualche anno è stato anche un po' un pochino più fresco, sì, sì. Però questa era proprio la staffetta sotto le stelle. Vediamo il podio femminile, come vedete, poi il podio dei giovani, degli argento. Ancora vediamoli, ecco, per quanto riguarda invece la categoria dei veterani, sempre questa è la squadra mista, staffetta delle squadre miste, quindi sempre con il sindaco di San Giovanni Valdarno, e questa degli assoluti. E adesso sentiamo l'intervista proprio dei protagonisti della gara ultima in programma. Allora, Alessandro, una gara strepitosa, direi che forse non ci speravi neanche te di raggiungere questo obiettivo della vittoria. Pensavo di no, perché al primo giro avevo un bel vantaggio, poi ho visto dopo la metà un pochino calavano, ci siamo messi in gruppo, poi è entrato Emanuele e ci siamo giocati alla fine le ultime due curve. Per quanto riguarda questa gara, avevamo avuto un po' di vantaggio, quindi forse sottovalutazione è stato, che cosa è successo? Boh, non lo so, forse un po' il terreno un po' duro, perché non ero ancora troppo abituato dopo un po' di gare che ho fatto per strada e dopo non le facevo anche. Bene, adesso siamo passati a un'altra giornata, direi caldissima, quella di domenica scorsa, quella di Monticello. Fra l'altro c'è stato un minuto di silenzio ricordando la tragedia di quella bambina che è rimasta nell'auto della madre, e quindi che è morta, e questo, diciamo, abitava qui nella zona. Hanno voluto ricordare almeno con questo minuto di silenzio questa tragedia. Ecco, qui intanto andiamo a questa partenza, direi una gara interessante, diciamo, sì, così, no, impegnativa. Impegnativa anche qui, c'erano delle salite e discese, e poi anche qui era il caldo, si è fatto sentire. C'è da dire che molto tragitto era sotto le piante. Sì, ecco. Sì, quindi molto bello, effettivamente è l'unico tratto forse di sole, sì, questo qui è l'arrivo. L'arrivo. Gli altri era tutto in mezzo al bosco, in mezzo a tutto al parco naturale.
era molto segnalato bene, era tutto proprio spianato il percorso, c'era dove c'era l'ebra tagliata, quindi anche se non era segnata sapevi dove dovevi andare, perché c'erano passati con il decespiratore, il trattore, insomma, però ecco, il percorso era ad hoc, era sì, 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 poi libero completamente, a parte i mezzi che sono stati utilizzati per le riprese, ma per il resto se no non c'è stato un mezzo nel percorso, quindi era tutto segnalato, quindi diciamo, la parte in discesa, poi l'introduzione all'interno, diciamo, di questo boschetto che costeggia poi la Valle dell'Inferno. Quindi intanto vediamo, ecco, nell'interno vediamo il passaggio di Filippo Chiolini, che addirittura era in testa, qui siamo intorno al quarto chilometro, davanti a Tartaglini e poi Cristian Taras. Ecco, qui vediamo proprio questa zona molto bella, molto spettacolare, che scende giù da una parte un pochino, diciamo, di salita. Ecco, vediamo Mazzarella, poi Rosai, ecco, vediamo via via che si susseguono i concorrenti, quindi diciamo Allori. È un percorso che comunque sia veniva fatto bene, insomma, al di là, diciamo, della rigidità, no, di certi tratti, però sotto l'ombra così diventava anche più facile, insomma, ecco. E direi che questa è una gara che sostanzialmente piace sempre. Ecco, qui vediamo la Roberta Bellardinelli, che era saldamente al comando e ha ripreso decisamente. Qui vediamo Calabro, poi via via si susseguono un po' i vari personaggi. Ecco qui Michelangelo, Benedetti, poi vediamo Costali, vediamo, ecco, la Tomasun, l'atleta della Atletica Sinalunga, che si è comprata, poi Baroni, che qui Massimo, se la giocava con Scaglia, e sono sempre stati lì nello spazio di pochissimi metri. Ma Baroni va forte, ma dice non si allena mai. Poi vediamo Stefano Sinatti, che non è adatto per le sue caratteristiche, quindi vediamo Tiberi insieme a Lacrimini. E qui dopo Lacrimini ha fatto un'altra volta un altro scherzetto anche alla Tiberi. Ecco qui questo tratto, diciamo, di leggero avvallamento, però si sente anche qui, dopo la discesa un pochino di avvallamento, poi ancora discesa, poi salita. Forse insomma, percorso molto, molto vario. Non è mai, ecco, non corri mai sul ritmo, che devi cambiare continuamente. Qua, qui c'è questo tratto, diciamo, che esce fuori dal bosco, sì, per poter andare subito, e poi dopo rientri un'altra volta. E poi risali. Eh sì, poi chiaramente avendo sempre davanti quel muro, diciamo, della salita della Volpe, che sicuramente mette ad una prova tutti, l'abbiamo visto, addirittura abbiamo visto camminare anche i protagonisti di questa competizione, perché poi per poterli seguire abbiamo dovuto, diciamo, lasciare la compagnia, perché gli stacchi cominciavano ad essere abbastanza importanti. Ecco, qui vediamo che Filippo Chiolini ancora in testa insieme a Cristian Taras, terzo abbiamo visto Tartaglini, poi Ragazzini un pochino più distanziato, Rosai, che chiaramente predice questi percorsi insieme a Basile, ma ancora, ancora, diciamo, è da vedere. Poi Refi Mirko insieme all'altro atleta della Rinascita Montevarchi, mi sfugge il nome, e poi c'era Annetti e Bigazzi, Massimo, sì. Poi Alessandra Annetti, che ha fatto un recupero micidiale, qui un'altra divagazione, e qui sembra che Tartaglini perda contatto con la testa del gruppo. Poi qui, sorpresa, lo vediamo alla salita della Volpe, che Tartaglini ha recuperato tutti, anzi li ha staccati, addirittura qui ha un vantaggio di una ventina, 30 metri nei confronti di Cristian Taras, anche lui sofferente in questa salita, e per la prima volta vediamo Filippo Chiolini, diciamo, in percorso in questa maniera, quindi anche, vuol dire che anche lui non è nelle condizioni migliori, diciamo, di qualche tempo fa, insomma, ecco. Queste cose, questi percorsi li prediligevo, quindi sicuramente non e qui e qui e qui veramente succede di tutto, succede, vedete un pochino, vedete gli stacchi sono, diciamo, abbastanza importanti, chilometro qualche metro, noi stiamo inseguendo Tartaglini, che in testa alla gara sembrerebbe oramai quasi sicuro, è andato in discesa, poi si risale a 500-600 metri, ce l'arrivo, e qui ancora vedete Tartaglini ancora in spinta dietro Cristian Taras, che ovviamente non demorde, mentre ha perso contatto direttamente Filippo Chiolini. Qui addirittura raggiunge Tartaglini, e addirittura cerca proprio di staccarlo, quindi qui veramente ancora quando si raggiunge si lascia, di solito, quindi qui la tenacia, la grinta, diciamo, anche da parte di Tartaglini è determinante. Vedete qui proprio l'affiancamento, cerca chiaramente di superarlo, perché a livello psicologico è determinante, e invece reagisce. Di solito si corre come ha corso Taras, quindi dopo si vede se ci aveva le gambe oppure no. Qui Tartaglini ancora resiste, anzi addirittura a questo punto qui fanno una corsa affiancata, e vedete la volata finale impressionante, direi una cosa spettacolare, in cui Tartaglini va a vincere questa prova con
lo vediamo anche proprio qui a Cascia da Terra, veramente che ha fatto un'impresa direi memorabile questa di oggi. Quindi complimenti a tutti e due che hanno dato vita veramente a una gara finale. Hanno dato tutto, non è che sono risparmiati. No, assolutamente. E qui vediamo Tartaglini che insomma comincia ad avere qualche soddisfazione. Vedi, lui dopo all'ultimo si è risparmiato, si vede. Certo. La differenza. A quel punto lì non poteva raggiungerlo. Mentre ha fatto un bel recupero Mirko Refi, e poi via via ecco si susseguono diciamo ragazzini che anche lui ha perso forse nella seconda parte del percorso, dove invece potrebbe avere qualche chance in più. Basile, che anche lui era indietro, poi ha recuperato e farà una corsa proprio alla fine di agosto nel suo paese, quindi Castelfranco di Sopra, sarà un'altra gara inserita nel circuito del Grand Prix. Poi vediamo Fontani, di sera. Vediamo Fontani, poi Bigazzi. Bigazzi, sì. Poi Fontani è arrivato secondo in questa occasione di categoria, sì. Perché Basile proprio sì. Ce l'aveva lì. Poi vediamo Alessandro Annetti, è andato molto... Beh, direi anche lui ha fatto un bel recupero nella parte finale per fare la gara, come ha fatto, è partito da dietro e tutto rimonta e qui ecco vediamo l'arrivo anche di Velardinelli Roberta, che va a vincere nettamente la gara del settore femminile. Poi vediamo della corte, ecco via via si susseguono un po' i vari, ecco la Tumasun è andata forte anche lei, direi, anche se poi dopo dice è rimasta un pochino delusa, sentiremo Prozzo nel commento Prozzo Antonio, anche lui. E poi la Lacrimini al terzo posto, quindi per quanto riguarda il settore femminile diciamo si completa il podio. In questa maniera. Poi la Tiberi Lucia a seguire, direi comunque no, non male. Ricordiamo anche che questa gara, ecco che vediamo Sanelli Nicoletta, le prossime competizioni sono il 24 e il 25 che sono a Capolona e poi Ruscello, che ne parleremo per bene la prossima settimana. Qui intanto vediamo il settore giovanile. E per quanto riguarda la categoria delle ragazzine più piccole, Asia Beccattini dell'Atletica Futura, che fra l'altro deterrà, cioè stasera indosserà proprio la maglia di leader del Grand Prix. Per quanto riguarda il settore femminile, il settore maschile ancora sono in bilico perché se la giocano proprio con la gara di Capolona due atleti, quindi vedremo un po' se Facara e un altro atleta sempre della Polistica del Campino Sì, Valerani se la giocheranno proprio nel finale. Qui intanto vediamo arrivi del settore giovanile, che anche in questo caso qui non è particolarmente numeroso, ma sappiamo che era finita l'anno scolastico, molti cominciano già ad andare in vacanza e questo sarà un po' il problema principale. Qui intanto ecco premi. Sembra che abbia vinto il Lelli, sembra. Tutti. Sì. E invece non c'era Tartaglini, ha posizionato la sua figura quella lì. Ecco qui invece il settore femminile, vediamo proprio queste tre signorine e signore che si presentano nel podio, molto accreditate, e poi sentiremo le interviste da parte dei protagonisti. È stata una gara veramente dura, all'inizio l'ha tirata parecchio Filippo Chiolini, anzi pensavo andasse via lui, e poi alla fine sono rivisto comparire Cristian Taras e alla fine ce la siamo giocata in volata. È andata bene, dai, sono contento, comunque una gara parecchio dura. Oggi forse il percorso, forse il caldo, forse non so che cosa. Che è successo? Forse un po' tutto, un po' anche la voglia. Poi sapevo comunque che il percorso è durissimo. E quindi io non so loro, ma io la salita della Volpe, ma anche qualche altra salita prima l'ho camminata tutta. Quindi volevo passare una giornata un pochettino più soft. No, è successo che praticamente mi ricordo del Filippo d'anno scorso, però ancora Filippo d'anno scorso è un quasi lontano parente di quello di quest'anno. Come si può vedere, insomma, c'è anche qualche chiletto, diciamo così, da mandare giù. Comunque dai, sono contento, questi ragazzi sono in crescita, le gare saranno sempre più battagliate, questo già è intanto la cosa positiva. E per me, diciamo, devo dire che quest'anno la Volpe è stata più furba di Filippo, perché l'ha proprio messo sotto. Oggi, diciamo, sono contento nel mio sottoposto, perché comunque fin dalle battute iniziali è stata una lotta tra me, Filippo e Alessandro Tartaglini, ci siamo alternati sempre al comando. Poi agli ultimi circa 3 chilometri hanno preso decisamente vantaggio, avevano circa centinaia di metri, quindi a quel punto ho detto vabbè, arrivo terzo. Poi man mano che continuavamo, cioè insomma che ci avvicinavamo all'arrivo, sono rientrato. Io a quel punto ho detto va bene, ci provo. Sono arrivato alla salita della Volpe, abbiamo camminato entrambi e niente, Alessandro aveva preso quei 50 metri di vantaggio.
ho provato a rientrargli, siamo arrivati in rettilineo finale e ho detto va bene, sapevo che era più veloce Alessandro, che anche lui come me viene dalla pista, ci ho provato fino all'ultimo metro, però poi... Ho ripreso un po', dato che ultimamente con un po' di problemi familiari e fisici ero un pochino più stanchina, accusavo un po'. E ora cerco di riprendermi con allenamenti e gare. Mi diverto come forse mai gli ultimi 2 o 3 anni. Bene, che duri. Benissimo, ok. Che continui così. Sì, perché oggi forse non mi sentivo anche, mi sentivo carica, ero riposata. Cerco di migliorare, certamente. Ecco, stai trovando delle soddisfazioni nella corsa in questo anno 2017 oppure forse speravi qualcosina di più? Sinceramente non ho trovato tanto miglioramento confronto all'anno scorso, però secondo me non è anche facile migliorare perché non è che ho iniziato proprio da giovane, certo. Ho iniziato un paio di anni fa a correre, quindi non è semplice secondo me.